Buonasera a tutti e benvenuti al nostro ultimo dialogo. Dopo tre mesi chiudiamo con questa sera gli appuntamenti che abbiamo iniziato il lontano 8 aprile scorso. Sono stati, crediamo, 13 incontri di qualità. A promuoverli sono stati le ACLI di Bergamo. Cosa sono le ACLI? Sono un'associazione di credenti che cercano di essere fedeli al Vangelo e alla Costituzione, che riconoscono il valore della laicità della politica, politica che deve essere sostanziata dalla competenza in vista del bene comune, in un dialogo aperto e fecondo con tutte le famiglie culturali e politiche presenti nel nostro Paese. Vedete, tutti noi, dopo i mesi faticosi che abbiamo alle spalle, desideriamo, ecco questa è l'immagine del Presidente Mattarella domenica al cimitero monumentale di Bergamo. Ecco, dicevo che tutti noi, dopo questi mesi che abbiamo alle spalle, desideriamo, ma insieme temiamo, il nuovo inizio. Per far fronte all'emergenza, molti sono gli ammortizzatori sociali che sono stati predisposti dal governo. Ma tutto questo, necessario per chi fa più fatica ed è stato più penalizzato durante il lungo tempo della quarantena, da solo non basta. Serve uno sguardo lungo, serve un progetto strategico che riesca a mettere insieme sostenibilità e sviluppo. È il tempo di progetti, lo abbiamo ripetuto più volte durante questi dialoghi, che vadano oltre il consenso immediato e sguardi che aiutino a decifrare il presente. In caso contrario, cadiamo nella paura, spesso alimentata ad arte e a scopi puramente elettorali. Cadiamo nel populismo demagogico che alza i muri. Insomma, noi lo crediamo, noi delle ACLI di Bergamo crediamo fortemente che abbiamo bisogno di buona politica. Una politica che creda nell'Europa, la più importante rivoluzione non violenta del secolo scorso. Una politica che sappia stare nella società globale non più solo con gli stati nazionali. Una politica che ribadisca la centralità della persona e la scelta dell'ambiente come strategia. Allora noi tutti che tante volte abbiamo richiamato la politica al senso del proprio limite, sentiamo che questo è il tempo di riscoprirla in tutto il suo valore, il tempo di tornare ad osare una politica che sappia darsi un respiro lungo, lungimirante, che oggi è fondamentale. Solo il ritorno a una buona politica può affrontare le sfide drammatiche di questo tempo, ridarci la speranza che siano ancora avvicinabili prospettive di pace e di sviluppo. Allora, per questo noi siamo davvero onorati di terminare i nostri dialoghi con Romano Prodi. Benvenuto, Presidente. No, grazie a voi di avermi invitato. Sono io che sono onorato. Anzi, tu, Presidente, hai detto dopo mesi faticosi, per voi sono stati anche molto dolorosi. Molto. Mi è piaciuto che abbiate fatto vedere che Mattarella, a nome di tutta Italia, vi è stato proprio vicino. Ma non solo lui, eravamo tutti con lui. È vero, è vero. E però io davvero la ringrazio di cuore, Presidente. Non è la prima volta del Presidente Prodi alle ACLI di Bergamo. È stato con noi nel 2015 per un incontro pubblico all'auditorium del seminario, vedete, affollatissimo. E lo scorso anno è stato premiato come costruttore di ponti nell'edizione 2019, ecco qua la Simona, che è venuto Don Giovanni Nicolini a presentarlo. E guardate che la cosa che mi colpisce ogni volta che il Presidente Prodi viene a Bergamo è che le sale affollatissime sono piene, pienissime anche di molti giovani. Allora noi siamo onorati per la sua storia e per quello che ha rappresentato per il nostro Paese. Romano Prodi è stato Presidente del Consiglio dei Ministri per due mandati, nel 1995 e nel 2006. E con la coalizione Unita, tra l'altro aveva fondato lui, nel febbraio del 1995. E nel marzo del 99 è stato eletto Presidente della Commissione Europea. E quindi è una figura di rilievo, di profilo internazionale, di assoluto valore, che secondo noi ha dato lustro al nostro Paese, al punto che molti di noi, e adesso
di sicuro il presidente si schernirà, consideriamo Romano Prodi l'ultimo vero statista che il nostro paese ha avuto. Quindi grazie davvero. E vorrei a volte ci si sbaglia nei giudizi, però la ringrazio. No, lo crediamo veramente. E entriamo subito nel dialogo con alcune slide che l'amico Nando Pagnoncelli ci ha passato. Nando l'abbiamo avuto con noi settimana scorsa, lo ringrazio. Sono rilevazioni Ipsos attorno al tema dell'euro. La prima slide è questa. L'Italia dovrebbe rimanere nell'euro o tornare alla lira? Vedete, la rilevazione parte dal novembre 18 e arriva fino al maggio del 2020. 54%, quindi poco più della metà convinto della necessità di rimanere nell'euro, il 27% sogna ancora, incredibile, è un ritorno alla lira, e un 19%, una fetta consistente, dice che non sa. E la seconda slide è: l'Italia dovrebbe rimanere nell'UE, nell'Unione Europea, uscirne. E anche qua, guardate, è interessante perché il dato fa molto riflettere. Per il 41% degli italiani, secondo questo sondaggio Ipsos, si dovrebbe rimanere nell'Unione Europea, il 29% uscire dall'Unione Europea, il 30% non lo sa. Quindi numeri che danno molto da pensare. Poi l'ultima slide in cui lui mostra le rilevazioni e coloro che dicono che bisogna rimanere nell'UE, in quali partiti, la percentuale degli elettori dei partiti, vedete il 99% degli elettori di Italia Viva sostengono la necessità di rimanere in Unione Europea, così il 97% del PD, il Movimento 5 Stelle è proprio tagliato a metà, quindi il 50% sostiene questo, il 40% degli elettori Fratelli d'Italia, il 38% di Forza Italia e solo il 18% degli elettori della Lega. Ecco, Presidente, noi abbiamo alle spalle mesi difficilissimi. La reazione degli Stati e dell'Europa, seppur con qualche ritardo, è stata compatta. Eppure, l'abbiamo visto da questi dati, la narrazione relativa all'Unione Europea è ancora quantomeno problematica. Allora la prima domanda è: ci aiuti, professore, a comprendere quale ruolo ha giocato l'Europa e quale ruolo potrà giocare? Perché non possiamo fare a meno dell'Europa. Ma prima di tutto, intendiamoci, queste statistiche che io ritengo rigorosissime, però nell'ultimo, perché vanno un po' meglio nelle ultimissime settimane? Vanno un po' meglio perché finalmente la politica europea è andata un po' meglio. Cioè, voglio dire, io stesso criticavo la politica europea fino a 50 giorni fa, ho scritto degli articoli anche feroci contro un certo modo di interpretare l'Unione Europea. E poi adesso hanno fatto bene. Cioè, è iniziato un periodo nuovo e allora lei vede un pochino di cambiamento. Lei vedrà che il cambiamento, se la politica viene confermata, ci sarà ancora migliore in futuro. Poi, intendiamoci, nell'ultima elezione europea, in cui gli anti-europei avrebbero dovuto vincere, trionfare, eccetera, abbiamo poi visto che quando si tratta di sì o no, la gente sa benissimo che bisogna fare sì. E più c'è questo scontro terribile fra Stati Uniti e Cina, più ci sono politiche incomprensibili da tutti e due i lati, più la gente riflette e dice: uè, stiamo attenti, perché poi alla fine la democrazia, il parlamentarismo, l'ugualità delle persone, lo stato sociale, eccetera. Ma chi lo difende al mondo? Chi lo difende? Certo. Difende l'Europa e basta. Allora, prima uno poteva dire lo difende l'Italia o la Francia o la Germania, adesso cosa volete? Come dimensioni siamo diventati minimi come singoli paesi rispetto al resto del mondo. L'innovazione, la scienza va così avanti. E allora
o la difendiamo insieme agli altri paesi europei o la perdiamo. Ricordatevi, ma scusate, come mai nella pandemia gli Stati Uniti, grandioso paese, sta avendo dei problemi gravissimi? Come mai? Perché la solidarietà sociale, il sistema sanitario sono lasciati all'individuo, e allora uno rimane indifeso, e quando arrivano i pericoli grossi i più deboli soccombono, ecco. Certo. Quindi io non sono pessimista oggi sul futuro dell'Europa, non sono affatto pessimista, però c'è stata una conversione, cioè, ragazzi, ma i tedeschi che volevano l'austerità, ma perché hanno cambiato parere? Perché la Francia si è fortemente indebolita, Francia, Italia, Spagna hanno visto che avevano gli stessi problemi e gli stessi interessi, si sono messi assieme, e la Germania ha cambiato musica. Certo. Sono rimasti i cosiddetti paesi speciali, chiamiamoli così, però sono una minoranza adesso, sono proprio la minoranza. Certo, e lei quindi, pensa… Ma volevo solo ripetere quello che dico sempre ai sovranisti, che si ricordino che ci sono 23 cinesi ogni un italiano, punto, basta. Mi ripeto la proporzione? Quanti ci cinesi? Sono 23 al mondo, ogni italiano ci sono 23 cinesi. Allora ce la facciamo da soli? Allora, finché questi avevano poca tecnologia, erano arretrati, eccetera, adesso questi cinesi non possono assolutamente trovare, e gli americani, trovare un gioco di sponda, trovare una, se non c'è un'Europa intera, e insieme ce la facciamo, perché ancora, nonostante tutto, l'Europa è la più grande potenza industriale del mondo e siamo ancora, per poco, il maggiore esportatore del mondo. Quindi stiamo attenti. Certo. Essere soli vuol dire scomparire, essere insieme agli altri vuol dire farcela. Io ripeto sempre ai miei studenti, fino alla noia, credo di averlo già detto anche a Bergamo, ma ricordatevi il nostro Rinascimento, gli stati italiani erano primi in tutto, non si sono messi assieme e siamo scomparsi dalla carta geografica per 4 secoli, ricordatevelo. E oggi i dominatori del mondo sono tutti cinesi o americani, Google, Apple, Alibaba, eBay, tutti quelli che adesso controllano tutta la vita, sono tutti cinesi o americani. Vogliamo finire come i poveri stati italiani? Facciamolo, ecco, questo è. Allora, finché l'Europa non capiva che doveva stare insieme, nelle ultime settimane lo ha capito. Certo. E dunque lei crede che la crisi del coronavirus, in un certo qual modo, ha portato a rivedere gli equilibri geopolitici mondiali? Cioè, ci sono nuovi attori sulla scena o, dal punto di vista geopolitico, siamo al punto prima del coronavirus? No, nuovi attori no. Ma certamente gli Stati Uniti stanno perdendo di credibilità in questo momento. Oh, gli Stati Uniti sono sempre un grande paese, possono rimediare, possono, però il messaggio che danno è di un paese che non difende i suoi cittadini, insomma, in cui l'individualismo si è spinto oltre. In questo senso, guardate che la crisi l'Europa l'ha affrontata, la crisi in se stessa, lasciamo stare poi le conseguenze economiche, ma la crisi in se stessa, cioè la difesa del singolo, no? L'Europa e l'Italia non l'hanno sbagliato del tutto, tant'è vero che noi nella prima fase siamo stati derisi, no? Ah, guarda questi italiani, arriva.
Poi, avendo agito con severità, anche se con un certo ritardo, nell'ultima fase, oggi si dice, anche molti americani, gli inglesi, gli svedesi, dicono, in fondo gli italiani poi la vedevano giusta. Certo. Allora, gli italiani e poi tutta l'Europa ha fatto la stessa politica italiana, escluso la Gran Bretagna, fino alla malattia del primo ministro. Quando c'è stato sotto il primo ministro, anche loro se ne sono accorti di cosa voleva dire lavorare assieme, non con gli individui separati gli uni dagli altri. Ecco, in questo senso dico, che noi possiamo veramente acquistare un senso di dignità maggiore. Nella grande gara fra Stati Uniti e Cina è difficile che sia che possa averci guadagnato. Dal punto di vista economico, oggi la Cina è molto più rapida a riprendersi, praticamente vicina alla produzione dell'anno scorso, inferiore agli obiettivi, molto inferiore, ma è talmente in difficoltà oggi la politica americana, per cui se ci fermiamo oggi, relativamente ha perso meno, non dico guadagnato di più, ha perso meno la Cina, però sono fronti che possono cambiare molto rapidamente. E una domanda mi veniva mentre l'ascoltavo. Lei è anche un profondo conoscitore del continente africano, no? Che di fatto ormai è in continua crescita demografica, con una ricchezza che direi decisamente diversa e più diffusa rispetto anche solo a una quindicina d'anni fa. Ecco, dal suo osservatorio, in questi assetti geopolitici che restano invariati in questo scontro muscolare tra Cina e Stati Uniti, il continente africano nell'immediato prossimo che futuro avrà? Beh, nell'immediato peggiora, perché gli investimenti stranieri che avevano cominciato ad aumentare in Africa, non solo cinesi, molti cinesi ma non solo cinesi, adesso sono più bassi. L'Africa ha bisogno di sviluppo mondiale per andare avanti. E però devo anche dire che io sono sorpreso che finora l'Africa sta soffrendo per il coronavirus, ma meno degli altri. Io, guardate, ho vissuto e vivo tuttora nel terrore che cominci a Lagos, quello che succede in altre metropoli, no? o in Accra, o in tutte le grandi città africane, perché sono talmente senza difese nel sistema sanitario che se procede lì abbiamo già casi molto gravi, ma in misura inferiore a quello che sta avvenendo in America Latina e soprattutto negli ultimi giorni in India, altro paese in cui il sistema sanitario non regge assolutamente. Lei, quando è venuto a Bergamo, ha fatto un'osservazione che poi le ho sentito ripetere altre volte e che mi ha molto colpito. Lei parla del desiderio di autorità che si è propagato nel mondo, con il popolo che vuole un'autorità forte senza enti intermedi, e faceva appunto, parlava della Cina, ma anche degli Stati Uniti, della Russia, dell'Ungheria, del Brasile e delle Filippine. Ecco, la crisi in atto amplificherà questa tendenza o piuttosto la ridurrà fortemente? L'amplificherà, sotto questo non c'è dubbio, perché indubbiamente il successo asiatico, non solo cinese, ma asiatico, pensi a Singapore, pensi anche alla Corea del Sud, a Taiwan, il successo asiatico nel far fronte a questa pandemia ha indubbiamente che è un successo di una società che per sua natura, no? Per fatti, per tradizione di millenni, cerca un'autorità, desidera un'autorità,
indubbiamente rende forte questo desiderio. E poi non si dimentichi che, secondo me, il problema delle democrazie è stato posto soprattutto all'ultimo congresso, 3 anni e mezzo fa, adesso non ricordo la data precisa, del congresso del Partito Comunista Cinese, no? Fino allora, in ogni incontro, dei tanti che come Presidente del Consiglio o Presidente della Commissione Europea aveva avuto con i leader cinesi, il nostro colloquio cominciava come una loro, non dico scusa, ma un'affermazione: noi siamo un paese in via di sviluppo, vedrete, abbiate pazienza, come se in qualche modo vedessero la democrazia come un punto d'arrivo. Nell'ultimo congresso del Partito Comunista il presidente Xi ha detto semplicemente: guardate, noi consegniamo, noi facciamo, noi sviluppiamo oltre il 6-7% e abbiamo fatto tanti anni oltre il 10%. L'Occidente non ce la fa. Allora il mondo guarderà a noi. Guardate che è un cambiamento incredibile. Soprattutto perché poi ha coinciso con un'interpretazione della democrazia molto particolare degli stessi Stati Uniti, non parliamo del Brasile, di altri paesi dell'America Latina, per cui un indebolimento generale della democrazia c'è. Negli anni passati le Nazioni Unite ogni anno danno le statistiche dei paesi in cui ci sono nuove elezioni, è aumentata la democrazia, no? E io mi sono accorto, soprattutto dei paesi africani, che molte di queste elezioni negli ultimi anni sono, non dico finte, no? Però sono uno strumento con cui coloro che hanno il potere lo detengono oltre il tempo concesso dalla Costituzione, cioè sono uno strumento di manipolazione della democrazia, non di democrazia. Ecco, questo mi preoccupa molto. Devo dire che l'Europa è ancora, con tutto il caos che abbiamo, è ancora saldamente democratica. Abbiamo problemi in Polonia, in Ungheria, però insomma, ragazzi, su 28 paesi abbiamo 2 problemi con dati anche particolari storici di questi 2 problemi. Quindi perché questo mi preme? All'Acli dovrebbe, anzi, all'Acli so che preme, perché solo in questo modo si difende il welfare state. Certo. Ricordatevi, certo, che nello Stato autoritario il welfare state non si difende. Certo, chiaro. Non si difende. Ha ragione. Chiaro. E noi l'abbiamo, insomma, con tutte le idee, delitti che abbiamo commesso nel secolo scorso, noi paesi europei, però il welfare state è la più grande conquista del secolo scorso. Assolutamente. E solo noi la difendiamo. E nel coronavirus è saltato fuori ancora di più, pur con gli errori, con i problemi che voi a Bergamo avete avuto. Però la società in qualche modo è venuta in soccorso dei più deboli, con tutti i limiti e tutti i difetti. Fuori dall'Europa no, assolutamente. Fuori dall'Europa no. Pensiamoci bene prima di invidiare altri sistemi, ecco. Quello che mi pare certo, Presidente, è la tendenza legata all'emergenza coronavirus, che fa risaltare ancora di più ciò che lei vedeva emergere tempo fa nel quadro internazionale. Ovvero, lei diceva, l'inedita supremazia della politica sull'economia. Okay? E a me pare che questo è un dato importante, no? Cioè, voglio dire, abbiamo sempre, cioè, negli ultimi decenni si pensava che la politica fosse asservita all'economia. Invece lei sostiene che la politica, appunto, dando indirizzo, che dire, ha recuperato negli ultimi tempi una sua centralità e un suo primato rispetto all'economia. Sì, però con un nuovo rischio, che bisogna sempre pensare a cosa sta succedendo di nuovo. Stanno nascendo dei nuovi giganti che sono politici ed economici assieme. Cioè, nel mondo abbiamo avuto
un'esplosione di nuove tecnologie, quella che noi stiamo usando stasera per conversare fra di noi, io a Bologna, voi a Bergamo, no? E queste stanno conquistando il mondo politico e il mondo economico assieme, assieme. E i nomi sono molto semplici: Google, Apple, Alibaba, Amazon, eBay, Tencent, e poi posso continuare, insomma, no? Queste stanno assumendo un potere sia politico che economico impressionante. Politico, ad esempio, sostanzialmente sono riusciti a spaccare l'Unione Europea e a mettere i quartieri generali in paesi che non pagano tasse, per cui sostanzialmente non pagano tasse. Tecnologicamente hanno conquistato i nostri figli, noi viviamo con le loro tecnologie e stanno assumendo una dimensione di una potenza quasi irresistibile. Stiamo attenti che questo è un problema serio. Vede, ad esempio, prendete Amazon. Amazon, prima del coronavirus, è cresciuto in modo impressionante, col coronavirus ancora più impressionante, e sta conquistando una parte enorme del potere di mercato. E quando un'impresa, dico Amazon, ma anche le altre che ho elencato, certo, quando un'impresa conquista potere di mercato così forte, prima o poi lo usa, e lo usa politicamente ed economicamente. Allora, che discorso voglio fare, sempre legato all'Europa? In queste nuove tecnologie, nella connettività, no? Che noi usiamo adesso, certo, questi canali nuovi, ci sono, prendiamo i 20 protagonisti del mondo, i più grandi, ce n'è uno solo europeo ed è 19°. Allora, vogliamo essere schiavi degli altri o cerchiamo, un po' come abbiamo fatto con successo con l'Airbus, di metterci in concorrenza e di dire anche noi una nostra parola? Certo. Questi sono. Ma vi rendete conto? Pensate a Alibaba, che è l'Amazon cinese. In un giorno speciale, di vendite speciale, ha venduto per 36 miliardi di dollari in un giorno. E nei primi 14 secondi di apertura del contatto ha venduto per 1 miliardo di dollari. Allora, signori miei, ritorniamo al discorso. Vogliamo proprio andare in mano a questi nuovi padroni del mondo in modo totale? Certo. Io non voglio mica bloccarli, anzi, perché i nostri figli protesterebbero, tra l'altro. Certo. Ma voglio dire, abbiamo o no il dovere morale di fronte a loro di metterci assieme per equilibrare questo mondo che si sta squilibrando e in cui quindi l'economia, certo, di nuovo ritornerà come padrona o almeno copadrona, no? Certo. Insieme alla politica. Guardate che è un rischio terribile, si sta già verificando, tant'è vero che i mercati, è una cosa quasi incredibile, i mercati finanziari, no? Che cercano di giocare sul futuro. In questo trimestre di pandemia in cui Amazon ha guadagnato quote di mercato, ma perché si è fantasticamente trasformata, no? Ha speso in investimento in modo enorme, quindi in questo trimestre non ha guadagnato, ha perso. Bene, la quotazione delle sue azioni è aumentata ai 400 miliardi di dollari. Vuol dire che il mondo scommette, e secondo me con grande, certo, possibilità di successo, il mondo scommette che domani questi saranno copadroni del mondo. Certo. E qualcuno potrebbe dire: è la globalizzazione, bellezza.
Però per molti il futuro del mercato globale sarà di essere un po' meno globale, no? Potrebbe essere. Sì, qui ci sarà, sì, qui ci sarà una trasformazione parziale. Cioè, non pensiamo che la globalizzazione sparisca, no? Non pensiamo a questo. Ma le faccio un solo esempio, perché ormai ci siamo mescolati molto nelle imprese. Le faccio un solo esempio. Il 40% delle esportazioni cinesi è fatta da multinazionali non cinesi, che producono in Cina ed esportano fuori dalla Cina. Voglio dire, e poi naturalmente molti cinesi che hanno investito in Europa, esportano dall'Europa, cioè, allora questi legami nessuno ha interesse a distruggerli del tutto. Però l'effetto mascherina, che in cui siamo rimasti senza un bene essenziale, per una ragione spiegabilissima, quando uno va in Cina vede che le mascherine nelle giornate di cattivo tempo se le usano tutti, noi non le abbiamo mai usate, quindi hanno smesso di produrle, no? Però è diventato un discorso generale, e allora avremo un mercato globale, ma con le tre grandi aree economiche, Stati Uniti, Cina e Europa, che produrranno quantomeno una parte di quei beni che sono essenziali, e cioè quindi ritorneranno alcuni investimenti che noi abbiamo fatto in Cina o negli Stati Uniti e viceversa. E qui è la grande occasione dell'Italia, perché purtroppo noi abbiamo salari assai più bassi di Francia e Germania, e quindi le industrie ad elevata tecnologia che rientreranno, le imprese che rientreranno in Europa, potrebbero benissimo venire da noi, non quelle che fanno abbigliamento di basso prezzo, perché andranno in Romania, in Bulgaria evidentemente, ma quelle che, perché abbiamo capacità concorrenziale e nelle medie imprese siamo produttivi almeno come i tedeschi. Purtroppo nelle piccole, piccolissime, che sono tante, 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 abbiamo una produttività minore. Ma voglio dire, voi bergamaschi esportate, esportate tutto, insomma, no? Ecco, sì. Allora, noi abbiamo questa occasione, però, ma chi viene? Se ci vogliono 2 anni per avere un permesso, se per avere una sentenza ce ne vogliono 4, se non capite mai come sono le regole. Questo è il vero problema, insomma, ecco. E lei che è stato 2 volte presidente del Consiglio, sta burocrazia è impossibile alleggerirla. Cioè, il sistema Italia è spesso ingolfato da una burocrazia che rallenta procedure. La burocrazia è un nemico, un animale astratto. I burocrati sono persone come lei, come me. Allora, se non sono sicuri delle conseguenze di quello che fanno, ritardano, rinviano, fanno la manfrina. Allora, il primo problema è avere poche leggi chiare, anche le ultime leggi del governo. Quando lei le va a prendere la Gazzetta Ufficiale, cominciano visto, la legge numero. Di fronte a tutta questa complessità, che cosa vuol fare? Si difendono rinviando. Ecco, sì. Allora, e poi naturalmente è chiaro che facendo questo per molti anni scadono anche di qualità, perché viene a mancare il coraggio della decisione, l'expertise tecnica, eccetera. Però dico, la prima cosa è rendere semplice la nostra legislazione. Insomma. Chiaro. E volevo chiederle un suo giudizio sulla gestione dell'emergenza da parte del governo Conte. Che giudizio dà? Ma il giudizio è abbastanza semplice. Nella prima fase tutti hanno fatto un po' come il governo italiano. Noi eravamo meno attrezzati, perché non abbiamo i sistemi di informazione legati, comuni, INPS, Stato centrale, quindi, però tutti i paesi hanno distribuito risorse immediate, no? Per evitare il peggio, per sostenere le classi più deboli.
è che adesso siamo lenti in questa seconda fase, che deve essere iniezione di energia e spesa immediata del denaro che noi abbiamo. E qui mi preoccupa, per esempio, che faccio? Stiamo continuamente discutendo sui lavori pubblici, e la si continua a dire l'esempio del ponte, del ponte, del ponte. Non possiamo mica decidere le cose con un caso unico. Dobbiamo far andare in fretta tutte le opere pubbliche, che certo sono indispensabili per cambiare la musica. Altre decisioni che rianimano, che devono rianimare la gente, dire benissimo, siamo in una situazione difficile, la ripresa è complicata, però facciamo un grande salto in avanti nella giustizia sociale, una lotta contro l'evasione fiscale, perché è inutile che noi ricostruiamo il paese se poi il deficit riprende. È inutile che raccontiamo le storie che possiamo diminuire le tasse in questa situazione, perché è una balla. No. Certo. Adesso dobbiamo dare forza alla nostra economia, investire nelle imprese private, quindi, e nei lavori pubblici e nella domanda pubblica. Perché dico questo? Siamo in una contraddizione terribile, abbiamo una crisi molto forte, i consumi sono bassi e abbiamo l'aumento enorme dei depositi in banca. Cioè la gente ha paura e avendo paura non spende, e se non spende non si inverte l'andamento della crisi economica. Ecco allora perché io insisto su una politica attiva, no? Ecco. Chiaro, è chiarissimo. Ed è molto semplice. Invece vedo in questa seconda fase tanti rinvii, ma poi non c'è la coscienza dell'urgenza, no? Coscienza dell'urgenza, che se si fa qualche azione concreta si prende coraggio. Certo. E allora non si tengono più i risparmi in banca perché giustamente si ha paura, ma si spendono. Certo. E lei in una recente intervista ha sostenuto la necessità di una svolta digitale, che secondo lei è fondamentale per ripartire. Mi ha colpito perché ne parla come di un diritto umano. Sì, con una piccolissima fondazione minima in cui abbiamo lavorato in questi anni, vede, mi sono accorto andando in Africa che dove c'era il semplice telefonino c'era un certo sviluppo, dove non c'erano le reti del telefonino non c'era. Abbiamo ragionato per mesi e mesi su questo tema e poi abbiamo fatto un grande del convegno all'Accademia Pontificia, no? In cui ho partecipato il Massachusetts Institute of Technology, una serie di. E ci siamo profondamente convinti che la svolta digitale, la connettività, quello che stiamo facendo noi stasera, è come l'acqua, è come il pane per lo sviluppo della gente. E allora abbiamo fatto un altro convegno presso le Nazioni Unite e adesso abbiamo portato il problema di fronte al Parlamento europeo, perché ci vuole la coscienza che è un vero diritto umano. E lei pensi, il disastro che è avvenuto per effetto della pandemia nelle scuole, si è posto un po' rimedio con gli strumenti di connettività. Ma il 40% dei bambini del sud e il 15-20% dei bambini del nord non lo hanno questo strumento, ma allora non parteciperanno al diritto umano della conoscenza. Capisci perché? Chiaro. È una riflessione di una semplicità estrema. Si lega a quello che le ho detto prima io.
che i dominatori del quadro economico mondiale e della tecnologia, se posseggono tutti loro questo diritto, è un disastro per gli altri. È come se uno inventasse il vaccino dell'antivirus, no? E se lo tenesse per lui. Certo. Il premio Nobel, Yunus, ha fatto una bella petizione che ho anche io firmato, dicendo che appena scoperto il vaccino deve essere disponibile a tutta l'umanità. Certo. Un bene comune. E deve essere un bene comune. Allora, guardi che la connettività si sta espandendo in un modo. Poi noi, intendiamoci, dovremmo farla come fatto politico, perché solo con le ricevute, con le fatture, con le ricevute, si salva la democrazia, se lo ricordi. Non è un mio ticchio il problema. La democrazia non si difende solo col voto, ma si difende con la ricevuta. È bellissimo. E questo bellissimo. Non lo vogliamo accettare, no? Ma certo. Vuol capire che in questo momento tutti i miei amici mi dicono che non vedono altro degli esercizi con la macchinetta della carta di credito rotta. Oh, stasera si paga solo in contanti. Certo, certo. Un paese, certo. Un paese può reggere. Oh, parlo di un esempio banalissimo. Poi banalissimo, ma che dà il senso. Ci sono evasioni molto, 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 molto più elevate anche, per carità. Ma qui ci dividiamo, no? Bisogna combattere la piccola evasione, bisogna combattere la grande evasione. Bisogna combattere l'evasione, punto. Sono d'accordo. La ricostruzione di un paese passa attraverso anche un patto fiscale che permetta davvero trasparenza, correttezza, no? Con la consapevolezza che pagare le tasse... Finché non ce l'ha ricevuta. Allora, ma se comincia a pagare le possiamo calare, Le possiamo calare. Certo. Se tutti le pagano. E ripeto, io non credo che noi siamo tutti santi, No. Visto che parliamo alle acli, usiamo una terminologia che ci è comune. Ma sì. Basta che siamo dei peccatori medi, insomma, no? Che pecchiamo come i tedeschi. Come... Mi basta questo per aggiustare il paese. Mi basta questo. Senta, Presidente, noi siamo verso la fine di questo dialogo che è andato davvero di corsa, ma per la competenza anche con cui ha espresso anche ragionamenti alti. Però le volevo una curiosità. Lei, che dire... ha avuto l'onore e anche la responsabilità di grandi e gravi incarichi istituzionali. Qual è la scelta di cui è più orgoglioso? Tra tutti gli incarichi, due volte Presidente del Consiglio, Presidente della Commissione Europea? Beh, nella Presidenza Europea, della Commissione Europea, c'era la sensazione di fare il nuovo, cioè con un'agenda precisa, no? La Presidenza del Consiglio era un happening continuo, dal punto di vista politico era più, anche se vuole, più divertente, no? Certo. Ma la grande differenza era, quando c'è stato l'allargamento che molto da molti viene criticato, nel senso che hai messo in pace decine di milioni, centinaia di milioni di persone in pace. E tu, insomma, poi ci saranno i problemi, i difetti, eccetera, ma avevi fatto qualcosa di grande, no? Con l'euro avevi messo sicurezza al continente, condizione prima, poi ne devono venire delle altre. In Italia il lavoro è sempre più faticoso, l'agenda è sempre più improvvisata, però è chiaro che la politica... con le persone con cui sei nato, cresciuto, ti dà anche dei momenti di maggiore divertimento, se si può usare queste parole, con un mestiere così serio come quello della politica. Ecco. Poi però ho capito, quando i francesi hanno bocciato il progetto di Costituzione Europea, che avremmo avuto dei problemi. Lì è stato lo stop. Quindi certo. Il nazionalismo ha fermato l'Europa. Ma non l'avrà vinta il nazionalismo?
Perché No, mi abbiamo visto adesso, no? Abbiamo visto adesso che poi quando arrivi il dramma, appunto. quando arrivi il dramma si ritorna dalla mamma, no? Che cosa vuol fare, insomma? È per Esatto. questo che dico, ma poi abbiamo, osservando, no? L'Europa è sempre cresciuta nei momenti del dramma, delle crisi, perché se no noi siamo nati conservatori. Abbiamo bisogno di stimoli per capire che il futuro è diverso dal presente e dal passato. Adesso io spero che questi cambiamenti tecnologici di cui ho parlato, che questa sofferenza della crisi di cui siamo immersi ci faccia capire che dobbiamo fare un altro salto in avanti. Ma purtroppo è difficile dirlo. È difficile convincerci razionalmente in astratto. La vita insegna sempre con i fatti concreti. Sì, è chiaro. Presidente, la ringrazio di cuore, è Grazie a stato voi. Grazie un dialogo a voi. piacevolissimo e noi l'aspettiamo, diciamo, in condizioni diverse, ma molte fedi l'aspetta davvero, quindi Senza il distacco. senza il distacco. Ok, quindi A grazie, presto, a grazie. presto, Grazie, grazie. auguri a tutti voi. Grazie. Arrivederci, Presidente, grazie, Arrivederci. grazie davvero. Io ho visto, è stata molto bella, che chiude i nostri dialoghi, sono veramente contento. Chi è affezionato un po' a questo percorso, settimana prossima inizierà un altro percorso di geopolitica di 2 sere, quindi 2 mercoledì prossimi, l'8 e il 15 luglio, e sempre alle 21. Quindi in questo caso bisogna un corso di geopolitica riservato agli iscritti degli fare. E un'ultima cosa, un ultimo rilievo. Oggi è partita la sottoscrizione delle carte in molte fedi di un mare aperto di fare l'incertezza di pensare. Io sento davvero di dire mio grazie, più sincero, profondo, perché stasera più di 200 persone hanno già sottoscritto la carta. È una data che temevamo molto, perché le modalità con cui l'edizione 2020 si è strutturata sono modalità particolari. Evidentemente la distanza, i dispositivi di protezione ci obbligano a fare quasi tutti gli appuntamenti online, avremo dei live che saranno parole limitate, Niccolò Fabi e Simone Testichi. E quindi temevamo molto che la comunità di molte fedi, che sempre si è raccolta attorno al nostro progetto, potesse trovare difficoltà. Invece siamo stati assolutamente confortati dai numeri. Io ringrazio di cuore coloro che hanno sottoscritto la carta e coloro che la sottoscriveranno nei prossimi giorni. Tra l'altro, questa modalità ha permesso a tante persone fuori dal perimetro orobico di fare la carta. Grazie di cuore ai nostri amici di Mantova, di Martino, di Venezia, di Arona, di Monza, di Como, di Bologna, di Bari, di Piacenza, di Cernusco, di Milano, di Bologna. Sono davvero tanti, tante le persone che hanno sottoscritto. Grazie di cuore a ciascuno. L'edizione Molte Fedi 2020, adesso Daniel, che ringrazio. Daniel è il regista di questi 13 dialoghi, avete visto come ha funzionato quasi sempre tutto il meglio, ma unicamente per merito suo. Quindi grazie Daniel. Vedete, fa una slide, questo Niccolò Fabi, vedete poi Simone Cristicchi, faremo una sera, tra l'altro in memoria di Fra Giorgio Donati, che è un amico nostro, un amico di Simone, faremo una diretta con Pepe Mujica, avremo le narrazioni, con il premio costruttore di ponti che verrà assegnato a Filippo Grandi, altro commissario ONU, per i rifugiati, ma abbiamo anche dalle narrazioni di Baricco, Elena Löwenthal, Massimo Ricalcati, Gad Lerner, Cristina Cattaneo, l'anatomopatologa che lavora sul Mediterraneo. E poi questi 9 grandi giornalisti che lunedì sera commenteranno in diretta un fatto della settimana. Qui c'è Giorgio
la foto di Michele Serra, perché lui ci sarà anche Berlinguer, Elena Moranelli, Carlo Borghi, Etan Armeni, Oliviero Bertolini, saranno in tanti. E poi il percorso di geopolitica, proprio serve a capire come il mondo è uscito cambiato dopo il coronavirus. E quindi saranno quattro sere per la Ricoletta, perché lì avremo anche Paolo Magri, avremo Lucia Annunziata, Nando Parrucelli e Roberto Sarri. Vedete il viso, il volto del nostro vescovo, perché il nostro vescovo Francesco inizia la sezione della domenica mattina, alle 9, dalle 9 alle 9 e un quarto, dei cristiani che offriranno una riflessione attorno a una parola. Quindi avremo appunto il vescovo Francesco, che ringraziamo di cuore, ma anche Don Matteo Zuppi, il vescovo di Bologna, avremo Padre Filippo Iracli, Lidia Maggi, la pastora Battista, Rosanna Virgili, avremo Frère John di Tese, avremo Don Luigi Maria Epicoco, e quindi siamo a Luciano Maricati, di Bosco. Vedete, l'ultima immagine è Miriam Camerini, donna ebrea che sta studiando la rabbina, che per tre venerdì, prima dell'inizio dello Shabbat ebraico, farà delle riflessioni attorno alle grandi feste del periodo, la festa di Rosh Hashanah, il Capodanno ebraico, alla festa di Yom Kippur, il giorno dell'espiazione, alla festa di Capodanno, quindi di sapienza ebraica. Ma altri saranno poi appunto, io non vi faccio il lungo elenco, che poi adesso vi vediamo, vedete, sapienza islamica, tre incontri il venerdì, perché il venerdì è il giorno santo dell'Islam, questa ricette e precetti, quindi come le fedi intersecano l'alimentazione, il cibo, quindi il pane dello Shabbat, il pane ebraico, il pane dei morti nel mondo ortodosso, e quindi avremo poi il dolce Sikh, avremo poi datteri e miele per i dolci islamici. Etica e conoscenza, due incontri con Bergamo Scienza, uno più bello dell'altro, padre Carlo Casalone sulla porta di conoscenza e Diamond Charles, il 17 ottobre, grazie agli amici di Bergamo Scienza, su questa chicca ulteriore che non trovate ancora nel buon articolo. E poi il cinema dello spirito, l'8 del mattino, con Don Davide, che quest'anno rileggerà il libro di Giobbe, Don Davide Rocca, amico carissimo nostro, e l'incontro, la solitudine di Papa Francesco con padre Antonio Spadaro, direttore di Città Cattolica e Marco Pugliese, da Cattolica. Per chi sottoscrive la CAR, e solo per loro, sono possibili 7 appuntamenti. L'incontro con Massimo Marcati, quindi live, la diretta, con lui. Poi è il discorso sulle fiabe di un amico carissimo, che sta ospite anche i dialoghi, Stefano Petrosino, tre sere sulle fiabe. Poi per loro i tre teatri. Quindi questo è tutto, io vi ringrazio di cuore, grazie per essere stati con noi e davvero buonanotte a tutti. Siete ancora in tempo, se volete, per sottoscrivere la casa, anche nei prossimi. Buonanotte.